Il Pineto ritrova il successo contro l'Olbia al Mariani Pavone, torna una vittoria che mancava dallo scorso 3 dicembre e Beni si prende 3 punti fondamentali per avvicinare il primo obiettivo stagionale, la salvezza. Contro i Sardi finisce 1-0, basta un gol dopo 7 minuti nato dai piedi di Volpicelli, ma firmato dall'attaccante dell'Olbia Bianchimano, che causa un clamoroso autogol su cross da sinistra del bomber pinetese. Nonostante la difesa giovanissima, 3 dei 4 titolari nati nel 2003, con Baggi, Villa e Borsoi guidati dall'esperto De Santis, i biancazzurri non solo difendono bene il vantaggio, ma sfiorano anche il raddoppio con Gambale di testa all'11esimo e poi con Baggi al 21esimo, lanciato proprio dall'attaccante verso la porta sarda. L'Olbia si riorganizza e preme sull'acceleratore, andando vicinissima al pari con Bianchimano al 27esimo su palla verticale di Dessena. E ancora prima dell'intervallo con l'esperto centrocampista ex Pescara che si inserisce e di testa fa tremare Tonti. Sulla ripartenza Manu spreca ancora una chance per il 2-0. Nella ripresa il Pineto addormenta bene la partita e poi inserisce dalla panchina uomini freschi pronti alla battaglia. L'Olbia ha un buon momento attorno alla mezz'ora, ma non va oltre la palla gol clamorosa sciupata da Nanni al 27esimo. La partita resta in pieno controllo della squadra di Beni, che al 94esimo può esultare per la seconda vittoria di fila dopo quella di Pontedera, terzo risultato utile consecutivo da quando in panchina è arrivato l'allenatore di San Benedetto al posto di Amaolo. Pineto ottavo in classifica con 36 punti, di nuovo in corsa per una storica qualificazione ai playoff per la Serie B.